Allora, siamo con Davide Bruno, segretario cittadino del Partito Democratico di Battipaglia, per questa festa dell'unità qui alle scuole De Amicis. Battipaglia riparte, questo è il titolo. Battipaglia riparte dal PD, mi viene scontato dirlo forse. Sì, abbiamo deciso di fare questi 2 giorni su 2 temi importanti come quello dell'ambiente e del welfare, quindi mettere al centro la persona, e la conclusione col vicepresidente della regione per dimostrare che questo partito ad ogni livello è impegnato su questa città e finalmente questa città ha bisogno di cambiare pagina. Dobbiamo dare una fotografia diversa, noi tutti ci meritiamo qualcosa di meglio dopo 3 anni di commissariamento che sono una ferita mortale. Come si muoverà il PD da qui alle prossime elezioni? Si parla di primarie, si faranno? Se sì, quando? Noi abbiamo avviato una consultazione interna con i partner della coalizione tradizionale, ma allo stesso tempo aperti con le forze civiche di questa città che non sono di stampo conservatore, quindi quelle di orientamento progressista e moderato. A conclusione di questa fase inizieremo quindi anche un tavolo di queste forze politiche che si riconoscono e ognuno dirà la sua. Se in un corroggiamento col dibattito non riusciamo ad individuare subito un'indicazione, andiamo alle primarie, dove facciamo uno sforzo che devono essere regolamentate e serie, e lì sarà una grande festa per la città e daremo una legittimazione ampia al candidato. Si potrebbe anche saltare questo iter delle primarie. Se c'è la maturità e l'individuazione di un candidato di un nome unico, sì. L'identikit di questo Ma candidato? non ci sono identikit. Chi aggrega di più e chi ci dà un segno importante sulla costruzione delle liste e 3 punti programmatici seri per la città, non un elenco sterminato. Lei vive la città, ascolta le persone, ascolta la gente. Quali sono le cose che le dicono? Dicono, segretario, ho questo problema. Qual è Al di là quello? della contingenza di difficoltà che viviamo, e questa è una congiuntura purtroppo non solo del nostro territorio, ma generalizzata, la gente ha voglia di cambiare, di avere anche un gruppo dirigenti città nuovo, slegato dal passato dei vecchi veleni. Ci chiedono di voltare pagina, insomma. Anche con questa 2 giorni, era da un po' che il Partito Democratico non si ritrovava tutti insieme con questa Sì. manifestazione, la festa dell'unità, come viene chiamata. È stato uno sforzo organizzativo importante, io devo ringraziare ad uno chi mi sta dando una mano, non è semplice, anche per le poche risorse che abbiamo fare 2 giorni, ringrazio tutti, anche i nostri ospiti, perché è stata veramente dura, però penso che ci siamo tolti qualche soddisfazione. Bilancio positivo. Sì, il bilancio è positivo. Grazie mille, segretario. Grazie a te.